Wolfenstein 2 The New Colossus è una di quelle produzioni che parte con delle idee ben chiare nella propria testa. Da un lato convincere gli affezionati che nonostante tutto il famigerato Terror Billy di cose interessanti da fare ne ha ancora parecchie. Dall'alto attrarre a sé un pubblico ancora maggiore rispetto a quello degli ultimi anni, facendo leva su un binomio narrazione-gameplay convincente mai come oggi nell'intera storia del franchise. Il tutto condito da una lunghissima serie di sorprese, citazioni più o meno autoreferenziali e rimandi ad altre figure ben note ai numerosi fan dell'eterna lotta allo strapotere nazista, un potere che mai come dal prossimo ottobre rischia di divenire incontrollabile. Wolfenstein 2 The New Colossus riprende la narrazione dal termine degli eventi in The New Order, andando ad estendere con particolare ingegno un universo già di indiscutibile fascino. L'anno è il 1961 e mentre il nostro eroe lotta duramente per sopravvivere alle letali ferite che ne costellano il corpo, l'armata teutonica non è certo rimasta con le mani in mano, spingendosi oltre l'oceano ed estendendo la propria ombra su tutti gli Stati Uniti. L'obiettivo di Bethesda e Machine Games è descrivere una seconda guerra d'indipendenza negli USA, tenuti sotto scacco da una potenza contro cui le armi convenzionali non sembrano avere molto effetto, ma fortunatamente, con una resistenza organizzata pronta a combattere sino alla morte. Difficile non accorgersi delle novità che lo sviluppatore ha introdotto in occasione di questo sequel. La gestione del dual wielding è completamente rinnovata, articolata su due ruote delle armi indipendenti, una per ciascuna mano, permette di equipaggiare una seconda arma nella mano sinistra, lasciando ampio spazio di decisione al giocatore, non più costretto, come nell'episodio precedente, a combinazioni forzate. Se in New Order i perk per le armi erano temporanei o, in più di qualche occasione, relegati alla durata del livello corrente, in Wolfenstein 2 le modifiche apportate avranno carattere permanente. Subentra dunque una leggerissima vena rolistica, per quanto decisamente semplificata, capace però di dare un ulteriore grado di libertà a chi stringe il pad tra le mani. Tornano i perk del capitolo precedente, i cui effetti verranno sbloccati portando a termine determinati compiti secondari durante le missioni. Wolfenstein 2 vanta un albero dell'abilità articolato su quattro aree, che spaziano dalla tecnologia nazista all'agilità o alla forza bruta, grazie a cui sviluppare ulteriormente le caratteristiche del nostro alter ego. Classicissima l'evoluzione di Terror Billy, si completano missioni, si ottengono skill points, si dà inizio alle danze. Dopo questa prova di Wolfenstein 2 The New Colossus, impossibile non aver salutato Londra con un sorriso soddisfatto sulle labbra. Machine Games e Bethesda hanno giocato il proverbiale asso nella manica, presentando un titolo che testimonia a gran voce l'appartenenza e il rispetto al proprio passato, senza tuttavia smettere di rinnovarsi e di rinfrescare il proprio gameplay con nuove possibilità di gioco. Le potenzialità di questo secondo Wolfenstein di ultima generazione sono evidenti e promettono di regalare ore e ore di truce divertimento dalla fine del prossimo ottobre.